Sapevi che il tesoro più prezioso del mondo è in Italia? Il tesoro di San Gennaro, pur trovandosi all'interno di un edificio di culto cattolico, non appartiene né alla Chiesa né allo Stato, ma appartiene al popolo. Il preziosissimo tesoro si è costituito nei secoli grazie alle donazioni di sovrani, papi, imperatori e anche della gente comune. Il tesoro di San Gennaro ha tre particolarità che lo rendono unico al mondo. Ha un valore inestimabile, è di proprietà del solo popolo napoletano, il suo prestigio è in costante aumento poiché nella storia non è mai stato venduto, rubato o ceduto nessuno dei gioielli che lo compongono. Il tesoro è davvero immenso, ma sono tre i gioielli considerati più preziosi: la mitra gemmata, la collana e la croce donata da Carlo di Borbone. Il valore è talmente alto che non possono essere esposti tutti e tre contemporaneamente, e il motivo è che non esiste una polizza assicurativa in grado di coprire il furto di tutti e tre i gioielli. Pensate che la collana di San Gennaro è considerato il gioiello più prezioso al mondo, ma per i napoletani, oltre il valore economico, è il simbolo di un patto stipulato tra loro e il santo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Oh.